Ragazzi, abbiamo atteso tanto tempo, però ve l'ho promesso. Oggi è arrivato il momento di uscire la mia ragazza. Vieni. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è qualcosa che non va. Sto avendo un incubo. Sì, sto sognando. È di nuovo quell'incubo. Oh mio Dio, ma è possibile che tutti facciano queste ship? E gente che è convinta davvero che la mia ragazza sia Tearless? Ma siamo fuori di testa. No, no, devo fare qualcosa per risolvere questa situazione. E in fretta. E non c'è altro modo. Devo fare un video con la mia ragazza. Ma cosa c'è lì dietro? Dove? Lì. Io non vedo niente, amore. Lì. Dove? No. È sotto? No, non c'è niente. Lì, vedi, ma no, non la vedranno mai la tua faccia così. Come facciamo la revelation? A 20.000 like sbloccherete la faccia. Quindi sfolliciate. Ci vediamo nel prossimo video. Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo primo vlog nel compagnia. In compagnia della mia ragazza, che ha una faccia. Sembrerà strano, ma una faccia, ragazzi. Dico la verità, sinceramente a sto punto pensavo di non averla più nemmeno io. Dai, sei abituato ormai a vederti senza faccia. L'ultima foto è stata micidiale. Lo specchio distorto e taglia il volto. Cioè, un gioco che ha messo Nike pazzesco. Allora, ragazzi, siamo qui per fare questo primo vlog insieme. Presto. Che sta usando una sega. Proprio adesso devo mettersi a segare il legno, sti qua. Ah, prima di continuare con il video vi volevo dire che, essendo tante le domande, abbiamo fatto due video e uno anche sul canale della mia ragazza che è appena stato aperto. Quindi in descrizione troverete sia il link a questo video, sia il link al suo Instagram se la volete seguire. Quindi cliccate perché anche lì risponderemo ad altre domande se vi fa piacere. Allora, nella serata di ieri ho messo una foto su Instagram insieme a lei e vi abbiamo chiesto delle domande per un fact time, quindi sarà un normalissimo fact time, ma ve lo spaccio come speciale degli speciali, 300, 400, quello che volete, così sono a posto per un po' e ci vediamo a 500.000 iscritti. Ho messo la foto ieri dicendo arriveranno abbastanza domande, quante ne sono arrivate secondo te? Tipo 1300, ho detto, ma come mai, cioè come faremo a leggerle tutte? Eravate un pelino curiose, infatti non le abbiamo lette tutte, in tutta onestà. All'inizio sì, poi dopo cena ho aggiornato, ho detto, cos'è successo? Non ce la farò mai, quindi le abbiamo un po' spulciate. Allora, la prima grande domanda, e non c'è neanche bisogno di leggerlo perché forse un terzo delle domande sono quelle. Quello. Perché non ti ho mai uscita? Che è una cosa brutta da dire. Aspetta, facciamo un po' di effetti speciali. Ma di solito quando metto in primo piano il microfono, sì, che è una forma palesemente da anatra, fioccano le battute. Però confermiamo che rispetto a me questo non è nulla. Allora, stavamo dicendo, scrivete nei commenti cosa stavamo dicendo. Del perché non mi è mai uscita. È semplice e complesso allo stesso tempo. Sì, diciamo che non è mai stata una decisione mia o sua di dire no, io mi voglio nascondere, non voglio far vedere il volto, oppure io non voglio farti vedere. Più che altro, secondo me, perché all'inizio appunto del canale, quando è nato, secondo me, proprio perché era una cosa sua, faceva quello che voleva, faceva i video su quello che gli piaceva, era una cosa tutta sua. Poi ovviamente le persone sempre più curiose, ma quando è che la esci, quando ci fai vedere, così. Allora ci siamo anche un po' divertiti a fare questa cosa di nascondere il viso, aspettare di essere pronti entrambi per poi finalmente far vedere il mio viso. Diciamo che negli ultimi mesi era un po' programmata questa cosa, sì. Lei aveva già un suo profilo Instagram privato. Gli ho detto, ma perché non fai un profilo in cui posso taggarti anch'io, però facciamo questo gioco del vedo non vedo, finché poi non ci decidiamo a fare questo video insieme. E sta cosa ha funzionato un sacco perché un po' era diciamo una soluzione
al non volersi esporre, però a mettere un profilo pubblico, e intanto ha creato hype per questo video. Esatto. Che probabilmente sarà molto visto, molto incuriosirà molto. Comunque diciamo che principalmente la scelta è sempre quella di mantenere la vita privata distaccata da YouTube, però siamo arrivati a un punto dove se noi andiamo in un luogo pubblico mi riconoscono, quindi immaginatevi in un centro commerciale quante volte ci vedono insieme, quindi a un certo punto era anche inevitabile. Esatto. Questa cosa potrà aprire le porte a collaborazioni future probabilmente. Tolta questa curiosità, andiamo a leggere un po' di domande. Ce n'era una che era tipo all'inizio, dovevamo leggere subito. Questa è una domanda da raccomandati. Domanda di Tearless Raptor: perché hai scelto proprio lei da usare come copertura per la nostra relazione? In realtà ho aspettato tanto perché devo trovare la ragazza giusta come copertura. No, in realtà il contrario, cioè è arrivato il momento di fare un video insieme, perché qua stanno fioccando le ship di ogni genere, e soprattutto le ship maschio-maschio, cioè la ship Tearless Blaze è andata oltre ogni limite, però parlare della Mada Blaze che sta salendo troppo, allora ho detto mettiamo un freno a queste voci di corridoio. Sì, però mi sa che non potrò mai competere con Tearless. Devi farti crescere la barba. C'è la telecamera che non vuole farci registrare, a quanto pare si spegne. Basta! Allora, detto ciò, andiamo a leggere le 1300 domande che ci avete fatto. Ah, le vuoi leggere proprio tutte? Prendo ad esempio questa domanda di Corrado, che l'hanno fatta però in tanti. Come vi siete conosciuti? E cioè, quando e come? Allora, il quando rispondi te, io rispondo al come. Beh, conosciuti, non so, è difficile rispondere, perché alla fine ci siamo incontrati a scuola, però non ci conoscevamo, solo che... Vabbè, ma non vale. Siamo insieme ormai quasi da 5 anni. Manca poco, eh? Un lustro. Mi sento vecchio. E noi ci siamo messi insieme, conosciuti, e tutto il primo giorno. Primo giorno. Io sono una persona che ho chiaro i miei obiettivi, ho detto io voglio questo, così cos'ha? A posto. Il come è stato per caso. Sì. Cioè, il tipo che lei ha sbagliato chat, mi ha scritto ciao, ha detto ah scusa ho sbagliato chat, io ho detto peccato che hai sbagliato chat. E poi allora da lì abbiamo concordato, ho rimediato un appuntamento perché ho fatto un po' il brillantino, siamo usciti. Già diciamo, vedendoci online su Facebook, che eravamo amici, ci piacevamo. Sì. Poi sì. Ti avevo già incrociata a scuola ai tempi, quindi... Cioè è stato online, però c'era un background, possiamo sì, dire. Sì, diciamo che è stato un errore fortunato. Lorenzo chiede... Questa è una domanda che si collega a tante altre, quindi ogni domanda che faccio più o meno è riassuntiva di tante. Come ti senti a essere fidanzata con uno youtuber? E mi voglio collegare le domande che dicevano, ma ti ha conosciuto, cioè vi siete conosciuti prima o dopo? Tu hai detto, minchia, quello è uno youtuber, io lo accalappio, oppure no, ci siamo conosciuti prima. Noi ci un siamo anno conosciuti prima. Prima, il suo canale è nato un anno dopo più o meno. Esatto. Appunto, volevo rispondere all'altra domanda di come mi sento ad avere un ragazzo che è uno youtuber. Ma sinceramente non dico che non ci ho mai pensato, però per me non è naturale pensarci, perché ho visto nascere il canale, ho visto evolversi questa cosa, ho visto la sua passione nascere, poi diventare un lavoro. È stato graduale per me vederlo diventare uno youtuber, che per me lui è Simone. Per me lui è lui. Non... Sei una delle poche persone ormai che mi chiama Simone. Cioè io non lo sento più come il mio nome, è troppo strano. Allora ti chiamo tesoro, come vuoi che ti chiamo? Non mi chiamare mai Eren, ti prego. Almeno te. Venomina, non ho sbagliato a dire Veronica, si chiama proprio Venomina. Venom. Guardate tutti e due anime, leggete manga, se sì, qual è il vostro preferito? Mi ricollego a tante domande, perché appunto le abbiamo spulciate, che dicevano se leggiamo manga tutti e due, guardiamo anime, giochiamo ai videogiochi, quindi vabbè, di me lo sapete. Mi piace molto guardare gli anime, soprattutto insieme a lui, mi piace, ed è una cosa che ci piace fare, l'abbiamo sempre fatta, ne abbiamo guardati diversi insieme. Diciamo che di manga non sono molto appassionata, sono belli, però è difficile che mi prendano molto. Ho letto Attack on Titan in manga, sto ovviamente leggendo, perché adoro l'anime, e quando è finita la prima stagione ovviamente ero curiosa di sapere cosa diavolo fosse, cioè sarebbe successo, che ho iniziato a leggere il manga come già lui faceva, tra l'altro. Quindi diciamo che quando devo parlare con qualcuno del manga di Attack on Titan, tipo speculazioni, la cantina, la chiave, di solito ne parlo con lei, perché comunque anche lei lo legge. I videogiochi? Mi piace molto vederlo giocare, ad esempio
è capitato che magari lui giocasse a qualche gioco in particolare, magari quel gioco ha una bella trama, allora mi piace guardare giocare, esatto, mi piace molto. The Last of Us l'ho finito con lei che mi guardava. Sì, che tra l'altro te l'avevo regalato. Sì, me l'ha anche regalato. Perché ero curiosa di sapere. Esatto. È un gioco con una trama con contro coglioni, quindi è anche bello da vedere, è molto bello da vedere. E recentemente abbiamo giocato insieme Horizon. Sì, cioè giocato. Io non sono egoista, ci provo a farla giocare, solo che poi si impanichi con tutti i controlli, ce la fai te. Perché io sono rimasta proprio... Noi abbiamo fatto un video, anzi dei video insieme, all'inizio del canale, dove neanche io mi ero mai mostrato, e sì, è sempre lei comunque, cioè... Se ha una voce diversa era il microfono e faceva cagare, non è altro. Povero. Comunque, anche in questo caso ci fa una domanda che è molto chiesta. Qual è la cosa che ti piace di più di Eren? Io aggiungerei l'altra domanda, quali sono i miei difetti? Quindi prego. No, non saprei, di difetti me ne viene in mente solo uno, che magari lui... Gli piace talmente tanto quello che fa con il canale, che si impegna talmente tanto, a volte si trascura. Dico la verità, magari... Non riposa a sufficienza, mi magari lavo. Un po' stanca. No, lavati ti lavi, perché profumi sempre. Però... Tra le domande c'era anche la domanda, ma era in puzza? No, non puzza. Per il momento no. Te lo garantisco io, non puzza. E i pregi quali sono invece? Sentiamo un po' i pregi invece. Di pregi me ne vengono in mente tanti, però... Cioè, la classica scappatoia per dire non so cosa dire, quindi sono tanti. No, però assolutamente, che per me non ce n'è uno che spicca, o tanti in particolare che spiccano di pregi. Allora, ho trovato una domanda che mi piaceva, che in realtà è la coppia di quella di prima, però. Ah. Albex, ti sei fidanzata con Eren per la sua fama o perché è un figo? Non hai un'altra scelta, uno o l'altro? Beh, come un figo adesso era un figo anche prima, quindi... Anche coi capelli lunghi? Anche con i capelli lunghi. Oh, diciamola ragazzi, anche i capelli lunghi spaccano. Mi piacciono le ciliegie e i Lego, perché a me sì, tutte e due. Sì. Questa mi ha steso, domanda di Daniel, che ci scrive: abete in programmazione figli per il futuro? Io ti vorrei dire no, però quercia. C'è Wiper, che non fa una domanda ma un'affermazione. Esco la faccia. Cioè lui ha visto questa chance, ha detto adesso anch'io prendo coraggio e esco la faccia. Quindi Wiper, sappi che io ti seguirò finché non esci la faccia. Marigoz ci chiede: avete già scopato? Effettivamente no. Siepe è bella, però non avete idea di quanto sporca, è un casino. Quanti youtuber vi hanno fatto già questo giochetto, mettetelo. Dario ci chiede: che tipo di musica ascoltiamo? Io un po' di tutto. Anch'io. Dal metal, quindi metal rock, alternative rock, deathcore, tutte le sfaccettature, nu metal, eccetera. E mi piace anche però di contro il rap, soprattutto quello italiano, perché secondo me la comprensione del testo è importante in quel genere. Sono abbastanza particolare con la musica, magari c'è una canzone di quel genere che mi piace, tutte le altre magari no, oppure insomma tutte cose del genere. Pierlu chiede: qual è il posto in cui ti piacerebbe avere rapporti sessuali con la tua Princess Raptor? Con Raptor da nessuna parte, mi spiace. Cioè, mi hanno chiesto come ti devono chiamare loro. Per tutto il video non abbiamo detto il suo nome, perché anche lei ha un suo nickname che è... Lullaby. Perché? Perché è il tuo nome su Instagram. Sì, quindi, esatto. Tra l'altro, se volete, in descrizione trovate il suo account Instagram, così la potete stalkerare come già stalkerate me, se non ne avete abbastanza di stalking. Tanti in realtà hanno chiesto che cosa ne pensi e chi preferisci delle mie mascotte. Quindi abbiamo principalmente Giuliano, Gianfatto, Draghetto, poi ci sono un po' gli easter egg, quelli secondari tipo Pappa, Robot che si è visto poco, altri personaggi che non sono vere e proprie mascotte, ce ne sono tanti. Il Qual mio è? Preferito è Draghetto. Dico la verità, non lo so, è adorabile, mi fa morire. Poi è un personaggio che mi piace. Scusa. Beh, è un po' complessato, cioè Draghetto nel gruppo è quello complessato però. Vabbè, ma tutti e due sono, tutti gli altri sono stronzi. A me piace Draghetto, è il mio preferito, che tra l'altro l'ho trovato io, ti ricordi? È vero. Nel Draghetto è un trovatello, perché l'abbiamo trovato nel ghetto New York, nel Bronx, per quello si chiama Draghetto, e lo abbiamo preso con noi, però l'ha trovato lei per l'appunto. Cosa ne pensi delle mani
nel sedere delle marionette. Mi è dispiaciuto perché poi dopo sono venuta a sapere che gli creava disagio. Quindi hai messo la tua mano nel sedere di draghetto. All'inizio sì, perché poi ho scoperto che draghetto non si sentiva proprio agio, allora... Vorrei ben vedere, effettivamente, però o così o non parli, cioè. Allora ho smesso di farlo. Ci sono gli alcolisti anonimi, ci sono gli inculatori di marionette anonimi. Tu però mica hai smesso. Certo che ho smesso! Non dire certe cose che poi mi sgamano. Comunque ragazzi, con questa ultima domanda molto sciocca io direi di chiudere il video, anche perché sarà la 20ª volta che questa schifo di telecamera si spegne. Abbiamo risposto forse a poche domande, ma ce n'erano un sacco uguali, quindi tante riassumevano curiosità di tante persone. Se avete altre domande le potete fare nei commenti, magari porteremo altri video così o faremo video diversi comunque insieme d'ora in poi. Tra l'altro uscirà un altro video fact time, perché le domande sono tante, sul canale suo che trovate in descrizione, perché ha aperto già un tempo fa un canale. Abbiamo pensato di splittare in due il video e fare un video anche da lei, perché magari inizierai a fare qualche video anche te ogni tanto. Sì, giusto? Diciamo che lo prenderò come un esperimento, vedere se mi trovo bene, se è una cosa che mi piacerà fare, vediamo. Quindi ragazzi, se volete continuare poi cliccate qua sotto. Detto ciò, noi vi salutiamo, un saluto da Eren Blaze e Lulla, bye. Ciao a tutti! Ciao.